Salve a tutti. Tempo fa un amico mi ha chiesto informazioni circa i punti trigonometrici. Premesso che sono punti gestiti dall'IGM, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che hanno avuto in passato un'importanza fondamentale per la mappatura non solo catastale del territorio. Esistono diversi portali che ci comunicano tutta una serie di dati sui vari punti trigonometrici. Il punto trigonometrico normalmente è individuato da un triangolino col vertice verso nord, con un punto centrale, e indica un punto dove normalmente un'asperità rocciosa, un monte, troviamo un elemento in bronzo saldamente ancorato al terreno. C'è sulla Sella del Diavolo, c'è sul Cenerentola, c'è in molti punti, ripeto, sommitali del territorio nazionale. Il portale che io vi consiglio è globogis.it, aprite la homepage, andate alla voce punti geodetici, si apre una carta d'Italia, zoomate. Incominciate a vedere la rete in blu dei punti trigonometrici, come vedete sono distribuiti su tutto il territorio, ci sono anche nelle città dove magari spesso sono collocati in edifici o tetti, comunque luoghi raggiungibili, perché un tempo i topografi andavano con lo strumento per fare le misurazioni. Zoomate più che potete e a un certo punto cliccate due volte, io in questo caso sono sulla Sella del Diavolo e sto praticamente consultando il punto, diciamo così, appunto del Monte Sant'Elia. Quello per intenderci prossimo al rifugio o poco oltre la balconata da quale godiamo quel bellissimo paesaggio su Cagliari e sulle saline. Come vedete per il caposaldo 234-107 denominato Monte Sant'Elia abbiamo le coordinate, in questo caso VGS84 sono in gradi decimali, quindi i gradi seguiti da decimi e centesimi di grado. Poi alcuni altri punti, desumiamo, vi faccio vedere per quale motivo io suggerisco di consultare periodicamente i punti o un punto. Qua siamo nel porto di Cagliari, sto andando a cliccare un altro punto che è il Molo Capitaneria, dovrebbe apparire, scusate il sistema è lento. Zoom ancora, eccolo, non vengono, eccolo qua, Molo Capitaneria, finalmente ce l'abbiamo fatta. Di questo elemento voi potete vedere tutta l'altra serie di elementi, comprese le coordinate in Roma 40, quindi gradi, minuti, secondi, ma anche la scheda. Ecco la scheda, è un documento PDF, può essere addirittura acquistato a un prezzo di 45 euro, ma in realtà quello che vi serve sono questi dati. Queste sono le coordinate in Roma 40, lo vedete dalla longitudine, ma questo è Galboaga. Ricordatevi che quasi nessun GPS legge il Galboaga, però qui avete un UTM, in realtà un ETRF 2000, in coordinate latitudine e longitudine, è simile quasi a un UTM VGS84. Se avete dubbi prendete il Galboaga e tramutatelo con un qualsiasi tramutatore. Questa è la mappa del luogo dove si trova il punto. Questo perché consiglio, quanti hanno dubbi sulla bontà del GPS, consiglio di metterlo, di assettarlo in gradi, minuti, secondi e di portarlo nel luogo dove c'è il punto. È una moneta di bronzo infissa stabilmente nel battuto stradale. In questo caso ricordatevi, questi sono gli edifici della Capitaneria, queste sono le strisce pedonali, e qua ci sono le ditte di ancoraggio delle navi.
alla fine c'è il nostro punto. Qui lo vediamo in pianta, ma lo possiamo vedere anche disegnato. Lo vedete dove finisce la striscia pedonale, dove c'è il centro di questo strumento. Qua trovate per terra il nostro punto trigonometrico. Poggiatelo almeno 3 minuti, fate mark, se è ben calibrato, la misura dovrebbe essere abbastanza precisa. Ricordatevi che più tempo sta il GPS in lettura, meglio è, ma un paio di minuti bastano. Se il risultato è simile, si discosta dei canonici 4, 5, 6, 7 metri, allora potete stare tranquilli, il vostro GPS funziona. Se questo non dovesse avvenire, chiamatemi o comunque ponetevi il problema. O è settato male o il GPS non funziona. Per esperienza vi dico che normalmente il GPS funziona, siamo noi che non lo sappiamo settare. Grazie per l'attenzione, spero di aver risposto a questo mio amico e a tutti gli altri che seguono il gruppo GPS e cartografia della strategia. Grazie.